Salve a tutti amici di Campania nel pallone, qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove da pochi istanti si è conclusa Napoli-Real Madrid con il risultato di 3-2 in favore della compagine spagnola. Dunque purtroppo gli azzurri escono sconfitti, ma nonostante il KO, il pubblico del Maradona ha riconosciuto alla squadra la prestazione comunque buona, il fatto di essersela giocata alla pari contro una delle squadre più forti al mondo. Ed appunto, guardando all'intera partita nel complesso, sicuramente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Siamo qui insieme a Salvatore Ioime. Buonasera Salvatore, ciao, grazie Felice. Per essere con noi. Grazie a te come sempre. E ci fai un po' un tuo commento su questa partita alla fine? Cosa pensi abbia inciso di più in merito al risultato finale? E cosa il Napoli avrebbe potuto fare di più per evitare questa sconfitta? Io penso che alla fine c'è stato l'applauso di tutto lo stadio, quindi tutte le curve, la tribuna, quindi è stato, diciamo, apprezzata la prestazione. Poteva fare meno errori, perché contro queste squadre al primo mezzo errore di Lorenzo che ha fatto nella, secondo me negli ultimi anni abbiamo preso gol su una ripartenza veloce, Vinicius ci ha fatto male, poi Valverde, Bellingham con l'azione personale. Per me, quando affronti queste squadre, è questione di dettagli. Il Napoli ha dimostrato di stare bene, secondo me, al di là del risultato. Penso che la prestazione sia buona. Poi possiamo parlare del più e del meno. Io penso che gli errori contro queste squadre devono essere pari a zero, e quindi credo che abbiamo pagato quei piccoli errori che contro altre squadre ti perdonano, loro non ti perdonano nulla. Ti chiedo dei cambi, a tuo avviso sono stati idonei soprattutto l'inserimento di Raspadori al posto di Zielinski? Ha lasciato un po' perplessi, perché comunque hai perso un uomo a centrocampo, lo si è visto anche dopo il 3-2 che mancava un uomo in più a centrocampo in fase di manovra, per quanto poi ovviamente la sostituzione non sia stata la causa principale del gol subito, che è arrivato appunto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sì, parliamo, diciamo che quando il risultato è negativo ognuno poi, diciamo, muove una leggera critica, perché ovviamente è anche questo il calcio. Io penso che abbia voluto in un certo senso mettere un uomo più offensivo, secondo me, per vincerla stasera, cioè per fare almeno per strappare un pareggio contro il Real. Credo che sia una questione di dettagli, proprio stasera non penso che siano i cambi a decretare la vittoria al Real. Io penso che il Napoli abbia fatto bene. Quello che mi è dispiaciuto, cioè quello che secondo me ha fatto una prestazione insufficiente, è stato Osimhen. Fatto poco, i due Nacho e Rudiger l'hanno raddoppiato, l'hanno anticipato praticamente su ogni palla. Napoli ha avuto un fattore in meno che lo conosciamo, Osimhen, quindi non stiamo qua, che poteva, diciamo, potenziare l'attacco. Stasera è stato un uomo nullo da tutti i punti di vista. Ha avuto poche occasioni, le ha sfruttate poco, lui che dovrebbe fare la differenza, anche perché contro il Real vanno anche bene gli individualismi, quindi credo che sia stata un'arma a sfavore del Napoli. Cioè, ha avuto poco da Osimhen stasera. Io credo che abbia pagato più questo nella fase offensiva, perché se Osimhen avesse fatto quello che sapevamo, che ci ha abituati, saremmo a parlare forse di un altro risultato. Sì, sicuramente, in effetti c'è il rammarico per il risultato finale, soprattutto poi per il modo in cui si stava sviluppando il secondo tempo, perché possiamo dire che i primi 20 minuti della ripresa sono stati dominati dal Napoli, dopo che
nel primo tempo va detto il Real aveva comunque creato diverse occasioni, però è chiaro che, come dicevi anche tu prima, in questo tipo di partite la differenza la fanno i dettagli, non ti puoi permettere il minimo errore e in occasione dei gol sicuramente c'è stata qualche disattenzione. Sul primo è chiaro l'errore di Di Lorenzo, così come sul secondo magari Anghissà avrebbe potuto spendere un fallo tattico. Sì, assolutamente, è partito, ovviamente parliamo di giocatori eccellenti, sono strutturati, sono veloci, sono tecnici. Dallo stadio stasera sono venuto qua per gustarmi anche non solo il Napoli ma anche i campioni del Real, perché vederli dal vivo ti capita poche volte, è stata una bella serata, peccato per il risultato, abbiamo potuto ammirare un buon Napoli che sta secondo me in forma, abbiamo potuto ammirare i campioni del Real che hanno appena avuto qualche azione, anche il gol, il tiro di Valverde, come la prende la palla, la prende da vero campione. Ok, grazie Salvatore, grazie per essere stato felice con noi, auguro una buona serata a tutti e appuntamento ovviamente ai prossimi aggiornamenti qui su Campania nel Pallone.